Abruzzo Sviluppo, ARAP e Agenzia di Sviluppo scendono in campo per affiancare le aziende della nostra regione che parteciperanno all'Expo di Dubai. Si tratta di un'occasione unica e da sfruttare per il rilancio del Made in Abruzzo. Questa mattina in Regione a Pescara è stato a tal proposito firmato un protocollo d'intesa fra Abruzzo Sviluppo, ARAP e Agenzia di Sviluppo per supportare le nostre aziende. Innanzitutto la scelta strategica sui settori di riferimento, che poi sono i settori della strategia 3 della Regione Abruzzo e che quelli che in questo momento in qualche modo qualificano il rapporto tra industria, sviluppo e innovazione, cioè meccatronica, aerospazio, il mondo di scienza della vita, il mondo ovviamente del farmaceutico e tutto quello che gira intorno all'agroindustria. Nella premialità dell'individuazione delle scelte si è fatto appunto un ragionamento molto chiaro sulla innovazione e sulla partecipazione a bandi precedenti che in qualche modo davano questa premialità, proprio perché si vuole investire in modo chiaro sull'eccellenza. L'Abruzzo ha un driver sull'innovazione molto importante e il valore dell'industria per questa regione, non devo certamente scoprirlo io, è la regione più industrializzata del meridione e quindi è giusto che le eccellenze possano non solo qualificare la nostra regione ma possano diventare un driver di sviluppo e di rappresentanza all'estero. L'ARAP ha iniziato lo screening di tutte le imprese, non solo quelle che sono nei nuclei industriali ma di tutto l'Abruzzo, già 7 mesi fa. Come braccio operativo dell'assessorato alle attività produttive siamo stati indicati dal Consiglio regionale come soggetto attuatore per i finanziamenti, quindi accompagneremo le imprese a Dubai con la nostra organizzazione. Insieme ad Abruzzo Sviluppo ormai è nata una collaborazione che prevede un cambio di paradigma, cioè un approccio sistemico a tutte le problematiche delle imprese, non solo per tutelare i luoghi dove si fa impresa, che sono i luoghi che gestisce ARAP, cioè i consorzi industriali, ma anche per pensare al brand Abruzzo nel mondo e quindi a esportare i nostri prodotti, ma anche ad attrarre le imprese sul territorio.